Questa è casa mia, qua comando io, come dice la canzone famosa. E questa è casa mia, vieni qua, amico. Vieni qua, amici. Il tuo gatto, vieni qua, bello. Sì, il mio gatto, ma Michelangelo si chiama. Michi per gli amici e per... Lei è Artemisia Gentileschi, la vedi? Riesce a prendere contro luci. Sì. Lei è molto forastica, diffidente. Strano che sia uscita fuori perché... Ha sentito che facevo complimenti a quest'altro, allora... Artemisia è la pittrice che era Artemisia è stata un'attrice che è stata violentata? violentata, sì, da un pittore amico del padre di lei. L'ha Ah, mandata a bottega un da questo amicone. qui, un amicone, sì. Che poi gli hanno fatto anche il processo a lei, credo. A lei? Sì, ancora a lei, perché poi l'avevano, non so. Cioè, ci fu un bel film su Artemisia Gentileschi. Adesso non so quanto sia ancora in giro, insomma, però se vai su internet penso che riesci a ritrovarlo. E dipingi spesso? Dipingo così quando c'ho voglia, insomma. Come vedi sono anche un po' collezionista. Amo anche gli altri pittori, se c'è qualcosa che è accessibile, che non costa molto, magari da pulire, da rimettere un po' a posto, queste cose qui. Quello è un vecchio che insegna a un giovane l'arte di fare qualcosa, non ho capito cosa gli insegni, io ci ho messo una barchettina lì nella navetta. Questo è del 1973, quella carta l'ho trovata per la strada e l'ho messa lì. Questi due signori qui li conosci, no? È inutile che io ti dica nulla. Questo è il signor Luzzati, esimio illustratore, scenografo, eccetera, eccetera. Questa è Claudia Lorenz e li ho fotografati io a Pistoia in un momento che loro stavano dialogando fra sé. Questo è Paolo Poli, qui ci sono io, questo è un altro dei ragazzi che collaboravano, era attore, ballerino, questo invece era un tecnico, si chiama... Oddio, ma vabbè, te lo dirò poi con comodo. E qui sono io in momenti di vari, di diversi spettacoli. Questo è Poli mentre faceva la geisha con una parrucca che gli avevo fatto io con delle fibre vegetali. Questo sono io da ragazzo, montagna, qui da militare. Questo è sempre Paolo con una parrucca che doveva essere, doveva ricordare Lady Godiva, queste cose qui. Era una cosa buffa, una favola, credo. Questo sono io tanti anni fa, questo è Poli nella Nemica, questo sono io, se tu indovini quale sono io, te lo faccio vedere io, sono questo qui. Eravamo tutti i miei fratelli qui, più c'è anche uno che non conosco, non mi ricordo chi fosse. Qui ci sono i ragazzi, i miei ragatti, questa è la tessera dell'autobus, c'è il telefono che squilla, vabbè dopo andiamo a vedere. La tessera del Filobus 71 che andava da Via del Tritone a Santa Maria Maggiore e avevo fatto l'abbonamento. Michi, vedi che ti fa le riprese? Ti sei dato una pettinata? È buono Michelangelo, però. Michelangelo era amore. Poli con Pino Strabioli nei viaggi di Gulliver. In questa situazione qui avevo fatto la parrucca di Paolo e questa che c'ha anche lui in testa, usando sia le corde quelle di nylon che si usano per il mare. Qui invece è Poli in uno spettacolo di parecchi anni fa e gli avevo fatto un'acconciatura dall'antica romana, era l'asino d'oro di Apuleio e questa era la moglie del fornaio che metteva le corna al fornaio con Garzone che lavorava con loro. Questa era fatta con come si chiamano, le cose delle tende, le frange delle tende, tutte prese filo per filo, montate in questo modo. Qui c'è un gruppo di tutti i tecnici, qui c'è Paolo, qui c'è Jacqueline Perrottin, che sarebbe la pianista che cura sempre le colonne sonore degli spettacoli di Paolo Poli. E questo è un altro gruppo fatto a Pistoia tanti anni fa. Qui c'è Achille Millo, che
questo è l'articolo che uscì quando Achille Millo morì. Achille Millo lo conoscevi bene? Ci ho lavorato con lui, ho fatto le luci per uno spettacolo, che poi questo spettacolo è andato in giro per tantissimi anni. E devo dire, c'ho anche il copione, credo di avertelo fatto vedere già nell'intervista precedente. Questo qua sotto invece è uno spettacolo molto importante per me, perché fu un successo per Paolo Poli incredibile, invece la Jacqueline Perrottet, e lui che sta sul pianoforte, con intitolato Mezza Coda lo spettacolo, si intendeva mezza coda del pianoforte, mezza coda del frac e mezza coda anche la cultura un po' così così dei romanzi che lui raccontava in 5 minuti nel corso dello spettacolo. Erano cose un po' andanti ma un po' pecorecce, che piacevano molto a quell'epoca lì, insomma. Qui ci sono alcuni quadri che ho fatto io. Questo sta in una chiesa di Pellegrina di Reggio Calabria, un'Annunciazione. Quest'altro invece è una Madonna delle Rose, cosiddetta, che si trova in un'edicola, in un borghetto in Umbria. Non so se riesci a inquadrare più o meno la cosa. Questo è il Teatro Ridotto di Venezia. Io per tanti anni qui siamo stati almeno 30 giorni all'anno. Adesso non esiste più. La sala è stata tutta restaurata. L'ho visto a sere fa in una trasmissione del figlio di Piero Angela, non mi ricordo come si chiama, Alberto Angela, e ha fatto vedere la sala, che questa sala era tutta stata restaurata, e qui si svolgevano, in un periodo ci facevano, c'erano come degli uffici volanti, c'erano dei tavoli con notai, e avvocati e cose varie. Poi diventò sala da gioco, insomma c'è una storia lunghissima questa sala. Ma tu collezioni le penne? Per me è un oggetto che mi piace, non sono un grande scrittore, però insomma mi piace avere questi oggetti che mi sono tutti ricordi. Questo conosce, no? È un eroe. E quello fa dei Muppets. Pure Kermit. A me mi piace molto. Qua dietro c'è un ritratto che io ho. Autoritratto che ho fatto, e quello ispirato al Carnevale di Venezia, fatto con dei gessi colorati così. Ma hai lavorato anche con Lino Padruno, mi dicevi? Beh, quando faceva parte del gruppo dei Gufi, sì. C'era Lino Padruno, Gianni Magni, Nanni Svampa e un altro che però adesso mi sfugge il nome, perdonami, ma ormai c'è una certa età.